Tutti da di Zanaman in pasta. Allora oggi io voglio fare la pizza con lievito madre. La pizza con lievito madre la faremo bianca con rosmarino e olio. Basta, semplice, olio e rosmarino. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e andiamo a fare. Però io ve la dico gli ingredienti con la pasta madre, attenzione, e vi dico anche con lievito di birra. Guardate, qua ci sono 550 g di farina tipo 0, 370 g di acqua tiepida, 150 g di pasta madre rinfrescata raddoppiata, oppure potete mettere 5-6 g di lievito di birra, 30 g di olio d'oliva, 15 g di sale, un cucchiaino di miele, del rosmarino e olio di oliva. La prima cosa che facciamo, prendiamo la nostra ciotola e ci facciamo il buco al centro. Ora però prendiamo la nostra acqua calda, no? Tiepida, e versiamo dentro il miele. Ora versiamo l'olio. Apriamo qua la busta della la pellicola con il del lievito madre e lo andiamo a fare a pezzettini. La dobbiamo mettere là dentro. Dobbiamo sciogliere il tutto. Innanzitutto mescoliamo qua questo, poi prendiamo la nostra pasta madre e a pezzettini andiamo a mettere. Poi se volete la mettete in una ciotola, se volete la mettete in una brocchetta, come volete. Quindi andiamo a mescolare e intanto prendiamo, guardate la pasta madre, guardate che spettacolo. No vabbè, è un'emozione ogni volta che rinfresco e raddoppio, veramente. Quindi andiamo a mettere tutta la pasta madre e andiamo a mescolare affinché non si scioglie bene bene tutto. Come vedete sembra latte, ormai si è sciolto tutto, no? Allora, adesso andiamo a mettere un po' del composto e cominciamo ad impastare. Quindi man mano che poi impastiamo mettiamo l'altro liquido, vedete? Amalgamiamo, mettiamo, poi amalgamiamo ancora, poi mettiamo l'altro liquido fino a finire il tutto e poi impastare del tutto. E siamo all'ultimo. Facciamo cadere tutto, mi raccomando. Adesso amalgamiamo un attimo in questo modo e mettiamo il sale. Ora possiamo mettere il sale e basta così. Ora impastiamo. Ora mettiamo un goccino d'olio d'oliva sul piano di lavoro. Oliamo così in questo modo e versiamo il nostro impasto. A questo punto impastiamo sul piano di lavoro. Mi raccomando, tenete presente che l'impasto è appiccicoso, quindi voi dovrete cercare di impastare e fare delle pieghe in questo modo, perché è normale che è appiccicoso, capito? E non fate con il mattarello, altrimenti poi non si formeranno gli alveoli perché la pasta viene schiacciata. Quindi in parole povere lo sapete com'è quello che voglio dirvi ormai. Quindi andiamo ad impastare in questo modo. Ci serviamo poi di una spatola, così, e formiamo delle pieghe con la spatola. Facciamo dei giri, vedete? Così, perché è naturale, con le mani ci si appiccica. Allora prendiamo la spatola e facciamo delle pieghe, dei giri di pieghe, così. A questo punto l'impasto lo dobbiamo mettere nella ciotola, quindi ho oleato la nostra coppa, come vedete l'ho lavata, l'ho oleata. Adesso prendiamo il nostro impasto, lo sollecitiamo prima sempre con le mani unte un po' d'olio. Come vedete già si sta cominciando ad incordarsi, vedete? No, sta proprio uno spettacolo questa pasta. E poi, è vero, planetaria, non planetaria, ma quando metto le mani nella pasta è tutto un altro discorso, non c'è niente da fare. Allora, io adesso metto questo impasto nella ciotola, così, ecco, vado a oliare un attimo le mani, ecco, appiccico un po' e vado a fare un giro di pieghe, così, così, girate la coppa e fate un giro di pieghe. Quando arriviamo qua abbiamo finito. Vedete?
Ok, adesso la nostra pasta adesso la dobbiamo far raddoppiare. Forse il lievito di birra, sapete già che col lievito di birra ci vuole poco, no? Quelle 2 ore è già lievitato, però essendo che questa è pasta madre, ci vogliono dalle 3 alle 4 ore, a seconda di tutto dell'ambiente. Ora sta facendo più caldo, quindi sicuramente lieviterà prima. Quindi io che faccio adesso? Vado a coprire con pellicola, ho le mani sporche e quindi si è sporcata un po' la pellicola. Allora, ok, vado a pellicola, vado a coprire con pellicola. Metto in forno spento con lucina accesa e aspetto il raddoppio. E quindi poi dopo il raddoppio cominceremo a fare le pieghe. Le pieghe verranno fatte per 3 volte ogni mezz'ora. Però questo ne parleremo dopo, quindi ci vediamo al raddoppio. Dopo 4 ore, guardate la nostra pasta. Ci sono anche le bollicine, Davide fa vedere, guardate. E ancora non abbiamo fatto le pieghe, eh? Allora, adesso facciamo così. Prendiamo la nostra pasta, facciamo un giro di pieghe. Mamma mia, sentiste la morbidezza! Facciamo un giro di pieghe così nella ciotola, così facciamolo vedere tutto, sa Davide? Tanto facciamo il giro di pieghe, dobbiamo aspettare mezz'ora e poi per 2 volte altre dobbiamo rifare la stessa cosa. Vedete? Che morbidezza! Naturalmente delicatamente, perché non devono scoppiare le bollicine. Perché si sentono sotto le dita le bollicine, eh? Si sentono proprio. Ecco qua. Ora io ho rovinato la pellicola, praticamente, che mi sono dimenticata che dovevo metterla di nuovo. Allora, che facciamo adesso? Rimettiamo la pellicola, la mettiamo in forno spento con lucina accesa per un'altra mezz'ora. Praticamente dobbiamo fare come abbiamo fatto col pane. Ogni mezz'ora una piega, quindi questa è la prima piega, dopo faremo fra mezz'ora la seconda piega, all'altra mezz'ora ancora la terza piega e poi dovremo stenderla in teglia, quindi ci vediamo tra mezz'ora. Ecco qua, siamo arrivati alla seconda piega. Allora, facciamo la stessa cosa di prima, prendiamo la pasta, facciamo in questo modo, aspettate, mi ho poco poco le mani, d'olio, così, le ungo. Guardate le bolle, questa è una bolla, guardate che spettacolo. Allora, e faccio un giro di pieghe. Le bolle stanno una meraviglia proprio. Ecco, facciamo la stessa cosa di prima. Ricordo che è il secondo giro, questo qua, il secondo giro di pieghe. Guardate, guardate, guardate. No, vabbè, che spettacolo. Ok. Siamo arrivati alla fine e guardate l'altra bolla. Allora, adesso rimetto la pellicola, rimetto in forno spento con lucina accesa per un'altra mezz'ora e poi sarà l'ultima. Alla prossima piega non metteremo più nella ciotola, ma la metteremo direttamente nella teglia, la stenderemo e dovrà lievitare, quindi ci vediamo tra mezz'ora. Siamo giunti alla terza ed ultima piega. Allora, adesso ho oleato un po' il piano di lavoro e delicatamente facciamo scendere la nostra pasta, mi raccomando delicatamente, altrimenti si scoppieranno le bollicine e questo non lo vogliamo proprio. Allarghiamo l'impasto delicatamente sempre e poi i polpastrelli oleati andiamo ad allargarlo con i polpastrelli, con le dita, guardate, vedete? E le bollicine si vedono poi, si vedono come. Quindi adesso che facciamo? Una volta che allarghiamo, tipo un rettangolo così, così, andiamo a fare una piega a libro, esattamente come abbiamo fatto col pane. Quindi appiccichiamo bene, così. E facciamo questo lavoro, chiudiamo, mamma mia che bello, le bollicine una meraviglia proprio. Ecco, adesso lo allunghiamo in questo modo, prendiamo un lembo, lo portiamo al centro e cerchiamo di appiccicare anche questo. Stessa cosa vale con questo. Ora, come abbiamo fatto questa volta, facciamo questo lavoro per 3 volte. Senza essere ripetitiva, io vado a stendere, però mi raccomando, 3 volte.
Ok, ultimo giro. Adesso ho messo la placca e la carta forno nella placca. Adesso che faccio? Metto la nostra pasta nel nostro tegame e lo facciamo riposare così 5 minuti in modo che si rilassi. Io intanto mi vado a pulire qua sul piano di lavoro, aspettiamo 5 minuti. Adesso con le mani oleate andiamo a stendere delicatamente il nostro impasto. Se volete voi potete mettere direttamente olio sotto, un po' d'olio e mettete l'impasto. Io siccome l'impasto è già oleato ho messo la carta forno e vado a stendere. Mi raccomando, delicatamente andiamo ad allargare piano piano. Allora, naturalmente mentre stendete la vostra pizza oleatevi le mani con olio di oliva e vedete che la pizza si stende piano piano ed escono anche le bolle. Guardate il finale. Allora, vedete? Adesso c'è Alice che mi sta riprendendo. A tratti qua stiamo, un po' viene Davide, un po' viene Lorena, un po' viene Alice. Ok, andiamo a stendere per bene la pizza. Ok, ora irroriamo d'olio e andiamo a fare questo movimento con le dita una volta messo l'olio. Mi pulisco le mani. Adesso mettiamo il sale. E il rosmarino. Il rosmarino lo sbricioliamo nelle mani una volta che, no? Tanto questo è secco e si sbriciola benissimo nelle mani. Ok, abbiamo finito. Ora lo mettiamo in forno spento, togliamo via lo stofinaccio, in forno spento con lucina accesa per un paio d'ore, 3. Quando vediamo che si è bella lievitata ancora, perché adesso abbiamo fermato un po', no? Diciamo la lievitazione con premendo con le dita. E fra un paio d'ore poi vi farò vedere la nostra pizza e poi la inforneremo. Quindi ci vediamo dopo. A dopo! Eccola qua la nostra pizza lievitata e adesso ho preriscaldato il forno a 250 gradi statico e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. Ogni forno è sa. Ok, ci vediamo dopo, mi raccomando, perché alla cottura poi dobbiamo fare il fatidico assaggio. A dopo! Ce n'è per tutti! L'assaggio lo possiamo fare a voglia, possiamo dividere in piccoli pezzettini e assaggiare tutti quanti. Io vorrei che vedeste la meravigliosa pizza che è uscita. Guardate, a parte la morbidezza, vorrei, guardate, cioè una soddisfazione così grande. Poi è bello, no, che le pizze, le panificazioni col lievito madre, io le sto facendo ora, io prima non le ho mai fatte. Le soddisfazioni le ho avute soltanto col lievito di birra, ma questo è un'altra storia. Allora, a me mi tocca fare proprio un sacrificio di quelli enormi. E guardate qua che c'ho. Il mio adorato peperoncino. Devo proprio far cadere l'olio. E per passarla come devo fare? Ah, guardate. No, vabbè. Ci sono parole? No. Spettacolo, tutti gli alveoli che vi dicevo, tutti quei piccoli palloncini, bello, bellissimo. E naturalmente senza il mio amato peperoncino non ci va nulla. La sapete una cosa? Che Lorena praticamente ha fatto lei stavolta l'assaggio prima di me, stavolta mi ha fregata. Mentre io sistemavo il tavolo e sistemavo tutto per la foto, Lorena mi ha fregato. Allora, io con questo vi devo salutare, perché è una soddisfazione pura. Mi raccomando, fatela, vi scongiuro, fatela, perché è proprio il top. Allora, il top per me è naturalmente, nel senso che
Questa pasta madre sta andando a meraviglia, va? Ecco, mi sta dando un sacco di soddisfazioni. E non solo a me, ma a tutti voi che fate la pasta madre con me. Allora, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani se Dio vuole. Ciao a tutti da Tiziano Mani in Pasta!